Sì, permesso, scusate. Scusate. Allora, sono tornato in diretta, qui sta avvenendo qualcosa, devo parlare piano perché non devo disturbare. C'è danza, musica e arte. Guardate qui, godete lo spettacolo. Ci troviamo a Vittoria, in provincia di Ragusa, e questa è una manifestazione collaterale legata al Vittoria Jazz Festival che avrà inizio fra 10 minuti circa. C'è un attimo di silenzio, adesso cambia qualcosa. Grazie.
state assistendo ad un'esibizione e un evento collaterale al Vittoria Jazz Festival, che avrà inizio fra pochissimo nella piazza da cui ci eravamo collegati prima. Come vedete è un misto di arte musicale, pittorica e di danza. Qualcosa di nuovo, almeno io non avevo mai visto qualcosa del genere. Ancora una pausa, cambio di scena. Chissà cosa faranno con questa plastica. La danzatrice si sta cambiando d'abito. Vediamo cosa succede adesso. Ci provo. Thank you.
scherzo. Posso intervistarvi? Ciao, io mi chiamo Salvo, sto facendo una trasmissione in diretta, vi stanno guardando anche da fuori dall'Italia. Posso sapere come vi chiamate, se siete tutti di Vittoria, da dove è nata questa idea di unire tre tipi di arte, no? Mi pare di capire, musica, danza e pittura. Evidentemente pittura. Evidentemente pittura. Allora, siete tutti di Vittoria? Io sono di Aidone, in provincia di Enna. Tu? Vittoria, il pro tunisino. Io sono di Vittoria. 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 E i nomi, velocemente? Erika. Gaetano. Alexis. Enis. Graziella. E questa idea da dove è venuta? Di coniugare questi tre tipi di arte così, beh, non lontani, ma sicuramente non coincidenti. Avevamo voglia di provare qualcosa che andasse oltre il limite di ogni singola disciplina. Okay, ma l'avete vista da qualche parte o è un'idea che è venuta proprio a voi? Una cosa originale? Perché io personalmente non l'avevo mai vista. No, una cosa. Un'esigenza naturale. Crearsi problemi per risolverli. Bello, mi piace questa cosa. L'essere umano vive così, si crea problemi per risolverli. Bene, ragazzi. E qua abbiamo cinque problemi. Cinque problemi. Da quanto tempo risolvete questo tipo di problemi? Un mese e mezzo siamo stati a risolverlo. Ah, ok. Quindi è da poco che è venuta questa idea. Ancora siamo. Sì, è nata proprio in occasione del Jazz Festival, volevamo comunque essere presenti insieme a Sandra Insaudo, che Sandra. Sto intervistando questi artisti, hanno detto che hanno creato questa cosa insieme a lei. Sì. E poi l'intervista a Videoregione, se possibile, poi magari. Io rubo due minuti, abbiamo finito. Loro mi hanno già spiegato da cosa nasce, da parte sua qual è il supporto che ha dato a questi giovani? Beh, io ho cercato di, insieme a loro, di creare questo momento di unione tra le arti, tra la danza, la musica, la pittura, e poi la cosa più bella è la comunione, no? Che c'è stata, il mio contributo è stato coreografare qualcosina così. Complimenti, bellissima idea e bella realizzazione, grazie. Grazie ragazzi, grazie. In bocca al lupo, no? Datemi... Allora, io mi chiamo Salvo Mandarà, sto trasmettendo sul mio canale privato, che comunque è stato usato anche per altri scopi, anch'io cerco di unire, io sono colui, quello che avete visto nei telegiornali con quel bastone a riprendere Beppe Grillo in giro per l'Italia, non so se ci avete fatto caso, sono io, e oggi sono qui in veste personale, non c'entra niente alla politica, io sono di Vittoria, anch'io, allora sono venuto a vedere per la prima volta, non avevo mai visto il Jazz Festival, perché io abito in Lombardia. E allora mi hanno portato qui, vieni, faccio vedere una cosa particolare e sono molto contento di essere venuto. Grazie e in bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao. Ok, bene, come vedete sono riuscito a intervistarli. Ecco. Bene, facevo un po' di caldo lì dentro, adesso vado verso la piazza, perché mi sa che è già cominciato, pazzesco. Allora, spero che abbiate apprezzato questo momento. Ah, ma qui in mezzo alla strada stanno suonando. Allora. Thank you.
Come si può definire questa qui? Musica jazz per la strada, street music? Vi piace? Oh. O forse music on the road, jazz on the road, boh, qual è la definizione migliore? Ragazzi, se state apprezzando questa serata, vi prego di aiutarmi a condividere il link. Io sono in diretta, non posso farlo, quindi twittate, facebookate, spammate, portate un po' di gente che magari godrà di questa serata. Abbiamo appena cominciato, adesso viene il bello, ci sarà una serata con Francesco Cafiso, sassofonista di fama mondiale, nato qui a Vittoria, anche lui. Thank you.
sotto il palco a fare le riprese.
Complimenti, bravi, bravi. Siete tutti di Vittoria o zona limitrofe? Where are you from, please? Je comprends pas. Di Catania. Di Catania, tutte pare? Yes. Catania. Come vi chiamate? Avete un nome? Siracusa e provincia. Avete un nome della band? Sì. Avete un sito internet, una pagina Facebook? Street Band Sites 46. Street Band Sites 46. Avete una pagina Facebook o un dominio internet? È un po' approssimativo, però. Un po' approssimativo. Ok, e dov'è che vi esibite? Se qualcuno vuole vedervi ancora... Domani che sera fa? Qui a Vittorio. Domani sera qui. Ok, quindi ragazzi che ci siete, siamo collegati in diretta in questo momento, ci stanno guardando delle persone. Un saluto a tutti. Ecco, datemi qualcosa, come direbbe la Rete Nazionale, ma che musica maestro, hai trovato la via giusta per la felicità, addirittura, dicono qua in chat. Altri commenti, come ti chiami? Ivan. Commenti per Ivan, il trombettista? Anzi, visto che non state suonando, quando dovete cominciare io mi fermo, eh. Allora Ivan, invece, come si chiama quel tuba? No, cerco donne single. Cerchi donne, Ivan cerca donne single, quindi ecco, se ce ne fosse qualcuna in rete, siamo a Vittoria, in provincia di Ragusa. Vai, 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 vai. (Susurra)
diretta con Vittoria in provincia di Ragusa, dove è in corso il Vittoria Jazz Festival. Sono bravi, mi ripeti il nome che l'ho già dimenticato? Ivan, no, la band? Street Band Sites 46. Come mai 46? Da me, perché tu hai una taglia 46. Sì, ho una taglia 46. Quindi Sites 46 Street Band, Ivan che cerca compagne. Compagne, sì. Ma single, e se non fossero single sarebbe un problema? No, assolutamente no. Infatti. Va bene lo stesso. Complimenti, siete veramente fantastici. Si accettano dediche e richieste. Bene, allora ragazzi, c'è qualcuno? E qua cercano persone per ballare. Bene, mi sa che adesso cominciano. O no? Com'è il programma? Che succede adesso? Sì, penso che... Complimenti ragazzi. Grazie. Come? Non è una televisione, è un channel in web. Ah, channel in web. Salvo manderà reporter per caso. Okay. Si trova su Ustream e su YouTube, Salvo 5.0. Salvo 5.0. 5 perché è insufficiente o perché... No, è così, 5 è di più di 2.0. Ah, di 2.0. Perché le cose nuove si chiamano 2.0. Franco, ciao. Lo trovo in rete, se cerca Salvo 5.0 sì, trova la registrazione di questa diretta. Salvatore, come me, quindi mi ricordo. Buona serata, grazie. Ciao Franco, come stai? Oh, carissimi amici, sapete chi c'è qui con me? È venuto a trovarmi un mio carissimo amico che avete visto qualche mese fa, non so se ve lo ricordate, Franco Terranova, attivista di Fare Verde Vittoria e No Muos, giusto? Benissimo, vi saluto dal Jazz Festival di Vittoria con l'amico mio Salvatore, un grande piacere rivederlo. Piacere mio. Io adesso mi avvicino al palco per fare le riprese, ci vediamo dopo, Franco. Allora, avviciniamoci al palco, spegniamo la luce. Se no la batteria ci abbandona. Bene. Allora. Suonerà il quartetto formato da musicisti eccezionali e raffinati, proponendo un viaggio avventuroso e appassionante. È un repertorio di eccellenti e suggestivi brani originali. La sua musica scaturisce fluidamente, producendo sonorità magiche sempre sorrette da una stupefacente freschezza di ispirazione. Perfettamente consapevole dei propri mezzi espressivi, comunica in maniera irresistibile e coinvolgente tutta la gamma di emozioni che le sue composizioni racchiudono. Il suono di gruppo è intenso, ricercato e dal fascino evocativo. Signore e signori, mi devo trovare un accompagnato posto alla batteria da Fabrizio Sferra, dove ci al basso semiacustico da Dario Bonato, al pianoforte da Salvatore Bonafede, con il suo sassofono contralto, il direttore artistico del Vittoria Jazz Festival Music and Cerasolo Wine, Francesco Cafiso. Signori, si comincia.
Eccolo, Francesco è lui, quel signore con la maglietta bianca, per chi non lo conoscesse. Pochi.
Thank you.
Performance Francesco Cafiso, accompagnato da dei veri assi del pianoforte, basso e batteria. Che ne dite di questa serata, ragazzi?
ragazzi, se vi piace spammate il link anche sulle pagine, quelle grosse, tipo Beppe Grillo, noi voteremo il Movimento Nazionale 5 Stelle, tutto il fango minuto per minuto, spammate da tutte le parti ragazzi. Magari molti, se sapessero di questa serata, sarebbero felici di assistere, ma non lo sanno. Tocca a voi aiutarli a saperlo. Grazie signoria. Come state? Mi sento a casa ovviamente. Sono felicissimo di essere qui con voi questa sera. Sono felicissimo di poter condividere il palcoscenico e la musica con tre grandi artisti che sono qui con me. E ve li presento subito. Fabrizio Sferra alla batteria. Dario Teida, al basso. Salvatore Bonafede, al pianoforte. Il progetto di questa sera, come avrete già visto nel programma, si chiama appunto 20 cents per note. 20 centesimi a nota, e vi racconto un aneddoto che è molto, molto carino. Mi trovavo con un mio amico e lui mi chiese in cosa consiste il mio cachet, quindi insomma una domanda un po' indiscreta, e io ho risposto, beh, 20 centesimi a nota. E ho pensato subito di scrivere un brano che insomma fosse intanto velocissimo e che non avesse soprattutto un finale, in modo da guadagnare tanti soldi. E, insomma, da qui è nata l'idea di appunto formare un nuovo gruppo. Io ho subito pensato di coinvolgere i musicisti che vi ho appena citato. Il primo brano che abbiamo suonato era una mia composizione che ho registrato nel 2009 e che ha dato il titolo al disco, A New Trip. E, subito dopo invece abbiamo suonato uno standard bellissimo di John Lewis, che suonava spessissimo Miles Davis e che si intitola Milestones Old. E quest'ultimo brano che abbiamo appena suonato invece era una mia composizione che si intitola Enigmatic Night. Thank you. E il prossimo brano che suoneremo è una mia composizione che ho scritto recentemente e che si intitola invece 16 Minutes of Happiness, 16 minuti di felicità. E l'ho scritta subito dopo aver letto un aforisma di Gesualdo Bufalino che dice: e con oggi in tutto nella mia vita fanno 16 minuti di felicità. Bellissimo. 16 minutes of happiness. Francesco Cafiso and Friends. Thank you.
bravi, bravi, bravi. 16 minutes of happiness. Of happiness. Fabrizio Serra. Bravo Fabrizio. Grande Fabrizio alla Dario batteria. Dita. Dario al basso elettrico e Salvatore al pianoforte. E Francesco Cafiso al sax. Grande. Grazie mille. Il prossimo brano che suoneremo è un'altra mia composizione che ho scritto ispirandomi alle bande di paese. E come voi già sapete, l'influenza dei siciliani nel jazz è stata notevole e quindi ho scritto questo brano pensando appunto a questo, La Banda. Thank you.
Paradiso e i suoi amici Fabrizio, Dario e Salvatore. Francesco Capiso, talento internazionale jazz, si è esibito anche davanti a Barack Obama il giorno del suo insediamento. Ha suonato con i migliori jazzisti del mondo e lui è ritenuto uno dei migliori jazzisti del mondo. Grazie Laura, grazie Giuseppe.
signori, siete collegati in diretta con Vittoria, provincia di Ragusa, Sicilia sud-orientale. Francesco Cafiso è sul palco insieme a Fabrizio, Dario e Salvatore. Stanno eseguendo dei brani, la maggior parte dei quali originali, cioè composti proprio da lui, da Francesco Cafiso. Orgoglio di Vittoria, noto in tutto il mondo, ha suonato con i migliori jazzisti e lui è ritenuto uno dei migliori sassofonisti di tutti, i tempi non lo so, ma attualmente viventi certamente. E domani proverò a intervistarlo, anzi diciamo che ho già un mezzo appuntamento per un'intervista con lui domani mattino. Felice che stiate apprezzando questa serata, ragazzi, è dedicata a voi, a Carolina e al suo compagno, a Laura, a Noa Bladernada, a Luigi, Laura Freddi, Giose Longo, a Pietro Sparti, Mai Maldives, Cinona, Nora Niscia, Andrea Prosperi, Enrico Men e tutti voi. Grazie, grazie di essere qui. Questa è la mia Vittoria, inteso la mia città, Vittoria. Thank you.
Credo che non sia la banda, sia un altro, ma non importa.
Francesco sta sostituendo un pezzo del boccaio, non so come si chiama, scusate l'ignoranza, comunque proprio credo che stia cambiando la sottilissima lamina che c'è all'interno dell'oggetto. Lancia, grazie. Sta succedendo lancia, mi hanno suggerito, e quindi nel frattempo ci sta intrattenendo il pianista. Comunque credo che la sostituzione sia alla fine. Intervistare anche lui se possibile, magari domani. Ok, allora ho avuto, no, L'apostrofo Ancia, ragazzi, non lancia, Ancia L, almeno credo, se no sarebbe la lancia. Il signore che mi ha suggerito il nome dell'oggetto, appunto lancia, è il papà di Francesco Cafiso. Probabilmente domani potrò intervistare anche lui. Ciao zia Lella, benvenuta. Thank you.
Grazie mille, Fabrizio Sferra, batteria. Grande, Fabrizio Sferra alla batteria. Dario? Dario De Ida. Dario De Ida al basso. Al basso. Salvatore Bonafede, pianoforte. Salvatore Bonafede al pianoforte. Salvatore, Dario, Fabrizio e Francesco Cafifo. L'ultimo brano che abbiamo appena suonato era uno standard che si intitola Body and Soul. E vi salutiamo con un ultimo brano, una mia composizione che si intitola Johnny's Love. Ultimo brano per stasera, a meno di eventuali bis. In diretta da Vittoria per il Vittoria Jazz Festival. Francesco Cafifo e la sua band.
timpani, neuroni e cuore. Che ne dite? Bellissima performance di Francesco Cafiso, stupenda. Non so se guardando la distanza provate le stesse emozioni che sto provando io, che sono a pochi metri, spero di sì. Non so se voi da lì riuscite a vedere le dita del bassista, ma vi assicuro che andavano a una velocità incredibile. Il mio maggiore godimento è condividere le mie emozioni con voi.
quindi se capiteranno altre serate così sarò felice di condividerle con voi, come sempre. Wow! Bravi! Fabrizio Sferra, Dario De Ida, Salvatore Bonaterra. Grazie. Fatene un altro. Però è un po' moscio l'applauso, eh. Forza con questo applauso. L'applauso è un po' moscio, ma mi sa che si sono convinti lo stesso. Questo è il pezzo conclusivo della performance di stasera da Vittoria, in provincia di Ragusa. Vittoria Jazz Festival, c'era Swallow Wine, con Francesco Cafiso e la sua band. Live!
Carolina, grazie a te. A te e a tuo compagno, che immagino sia ancora lì. E chissà, magari dopo aver creato questa atmosfera, domani sarà il tuo compagno a ringraziarmi. Thank you.
Grande Dario, eh? Dario al basso elettrico, fantastico. Grazie a te Cazzo 85, buonanotte, sogni d'oro, pace e amore. Se l'inquadratura trema, ma non riesco a stare fermo col piede sinistro, tengo il tempo col pallone. Salvatore, Dario, Fabrizio e Francesco Cafiso, talento mondiale di sax, di jazz, apprezzato in tutto il mondo. Grandi, vediamo se riesco. Mi piacerebbe intervistare i ragazzi della band, perché Francesco potremmo intervistarlo domani. Adesso definisco con Emanuele i dettagli. La band si può intervistare stasera, Emanuele, che dici? Allora, stiamo chiedendo, aspettate lì, non andatevene, che magari vi faccio vedere da vicino gli artisti che hanno accompagnato Francesco nella performance stupenda di stasera. Siete sempre collegati in diretta con Vittoria, piazza Enriquez, mi sembra, comunque proprio una piazza centrale, non Piazza del Popolo, che è proprio il centro, ma a fianco. Una volta qui c'era il carcere. Tutta questa struttura è stata restaurata recentemente ed è diventata sede di eventi culturali. Qui a fianco ci sono delle mostre, infatti.
State lì e non andatevene. Ecco, questo signore è il papà di Francesco, eh. Buonasera, grazie per il suggerimento, non ricordavo che si chiamasse Ancia. No, no, ma lo sapevo, solo che non lo ricordavo. Scusate, quando vado a vedere la master band che sta. Ecco, l'avete visto, quello lì è il papà di Francesco. Ma questi ragazzi della band sono solo con Francesco o no. Anche... No, anche... Per domani avete già definito un orario? Domani il concerto è alle 10. No, 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 per l'intervista. No, ora ne parliamo. Ora ne parliamo, va bene. Allora state qui, se non avete sonno rimanete ancora collegati così saprete subito a che ora ci vedremo domani con per l'intervista con Francesco Cafiso. E questo signore che avete visto si chiama Emanuele Garrasi, è uno degli organizzatori di questo e anche di tanti altri eventi culturali che avvengono qui a Vittoria. Io se non mi autorizzano esplicitamente non vorrei entrare come stanno facendo tanti altri, però terrei molto a intervistare gli artisti. Ma io almeno mi avvicino. Francesco! 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 Non andatevene, eh! Stanno già smontando gli strumenti, gli attrezzi sul palco. Salvatore, ti posso fare un'intervista di un minuto? Siamo in diretta. Certo, certo. Ecco, ho catturato l'attenzione del pianista. Un attimo e così potrete ascoltarlo e vederlo da vicino. Abbiate pazienza, lui non sa che siamo in diretta e quindi se la prende comodo, dice vabbè puoi aspettare un attimo, abbiate pazienza. Vediamo se riesco a farvi sentire la voce anche del bassista, del batterista e magari provo anche con Francesco, ma comunque con lui prenderemo un appuntamento proprio domani mattina, non so se è a casa sua o da qualche altra parte, ma tramite appunto Emanuele, quel signore che avete visto prima, so già che ci vedremo domani mattina, quindi se starete ancora con noi vi dirò esattamente l'ora, la sentirete direttamente dalla voce di Francesco o di Emanuele appunto che fa da tramite. Ecco, vedete sul palco si affrettano a smontare tutto. Ah, intanto laggiù sentite c'è la band
com'era, Sides 46 Street Band, mi sembra, qualcosa del genere. Magari poi andiamo di nuovo ad ascoltarli da vicino, vi ricordate? E poi cosa c'è ancora da citare? Sì, da citare, se vi ricordate, se ci siete fin dall'inizio, quel misto di danza, pittura e musica. Ecco. Allora, Emanuele, posso intervistarti intanto? Sì. Allora, come vi ho detto, questo signore si chiama Emanuele Garrasi e organizza molti eventi culturali a Vittoria, giusto? Fra cui questo. Sì, collaboro in alcuni eventi, ma questo è il più importante, è quello di cui sicuramente mi piace parlare di più. Bene. È una manifestazione che è giunta alla sua sesta edizione e noi abbiamo potuto verificare che c'è un interesse crescente per eventi di questo tipo che sanno associare alla musica anche tutta una serie di eventi culturali collaterali che abbiamo sviluppato e che vogliamo far crescere ancora di più. Quindi tanti motivi di attrazione, non solo musicali ma anche culturali. Ci sono esposizioni d'arte, pittura, scultura, ci sono installazioni di designer, ci sono eventi collaterali anche artistici, un piccolo evento di danza che però è particolarmente gradito al pubblico del Vittoria Jazz Festival, street band, un convegno di architetti che si sono confrontati a Vittoria venendo da tutta Italia su progetti che hanno realizzato un po' dappertutto. Quindi il vino, dire, anche ho visto nel nome vino, c'è anche il vino, Suolo, no? Che è l'unica DOCG siciliana, e le degustazioni di alcuni prodotti tipici ed eccellenze della gastronomia siciliana. Quindi è una manifestazione destinata a crescere e speriamo che nei prossimi anni possa raccogliere molti turisti. Bene, io penso che le carte in regola le abbia tutte, quindi a parte che ho visto una piazza già piena, gremita, sì. Veramente. Abbiamo vinto la concorrenza anche di Italia-Brasile, quindi non è poco. Ah, c'era una partita oggi? Oggi alle 21 c'era Italia-Brasile, quindi ecco perché anch'io come numero di spettatori ne ho avuti tantissimi, normalmente me ne aspettavo di più onestamente, ne ho avuti una trentina medi, poi cumulato saranno qualche centinaio, ma una trentina di medi, che mi sembravano pochi in effetti. Ora capisco perché la partita purtroppo alla meglio. Sì, ma non nella piazza Enriquez di Vittoria. No, nella piazza Enriquez. No, però devo dirti che i 25 che ci hanno guardato in modo sito sono ancora qui nonostante l'ora, dai commenti che mi fanno in chat, perché vedi, si possono leggere i commenti. Sì. Ecco, vedi? Sì, sì. Ecco, vedi, per esempio, Salvo, la vera TV culturale. Salvatore è venuto, devi fare la parentesi prima. Vabbè, sono istruzioni, okay. Istruzioni tecniche, insomma, tutta una sera che mandano vari messaggi, insomma. E molti erano proprio di apprezzamento per la musica, per il talento di Francesco e della band. Francesco è il nostro fenomeno, è il grande valore aggiunto. Ma quanti anni ha Francesco? Francesco ha 24 anni, ha iniziato a suonare il sax a 7 anni e già a 10 anni aveva suonato in giro per il mondo con i più grandi musicisti jazz, sia non solo italiani ma anche americani e stranieri in generale. Sì. Io ricordo che quando ci fu l'insediamento di Obama lui era lì, no? Lui suonò assieme a Wynton Marsalis per l'insediamento di Obama all'Inauguration Day. È stato il secondo italiano ad esibirsi per l'Inauguration Day dopo Pavarotti, quindi è tutto lì. Okay. Bene, Emanuele, io ti ringrazio. Io aspetto che tu mi confermi l'orario per domani per l'intervista con Francesco. E poi vediamo se riesco a intervistare anche gli altri ragazzi della band, anche loro veramente bravissimi, tutti quanti. Eccezionali. Sono musicisti bravissimi. Ma locale anche loro sono No. Sono Bonafede e palermitano, Sferra e romano, e il bassista non mi ricordo da dove viene, ma diciamo non è siciliano. Bene, veramente musica veramente di alto livello, sono veramente contento, finalmente dopo 6 anni la prima volta che riesco a partecipare attivamente, diciamo. Cioè, sei il benvenuto a Vittoria Jazz Festival. grazie, ti lascio libero, ci vediamo grazie. Dopo, quando, a dopo. Allora, vediamo, io vorrei veramente sentire le voci degli artisti, io ormai mi avventuro, anche perché molti sono entrati, se ne sono andati, quindi ci vorrei provare, vediamo se riesco. Eccoli qua. Scusate, posso farvi un'intervista? Siamo collegati in diretta con una trentina di persone che hanno visto tutto il concerto. Mi chiamo Salvo.
Come? No, 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 dai commenti che mi hanno fatto in chat hanno gradito moltissimo, quindi complimenti, veramente, musica veramente di alto livello. Mi spiegava uno degli organizzatori che solo uno di voi, credo il pianista, è siciliano, mentre gli altri, per esempio, tu mi hai detto sei di Roma, giusto? Io sono di Roma, sì. Sì, bene. Tu? Di Salerno, ok. Poi appunto Salvatore invece di Palermo. E basta, e vabbè, Francesco di Vittoria, lo sapevo, diciamo che era l'unico che conoscevo perché sono anch'io di Vittoria. Però niente, complimenti, dai commenti proprio avete fatto provare delle emozioni alle persone che erano a casa. Quindi grazie, grazie. Ecco, parla a voce bassa, ha detto salutiamo tutte le persone a casa. Bene, vorrei ripetere i costumi, allora Dario, giusto? Dario Deida, sì. Dario Deida? Deida, sì. Deida, con due D. Deida, Fabrizio, sì. Mi pare? Fabrizio, sì. Fabrizio Sferra. Sferra, sì. Da Roma, quindi batteria, certo. Basso elettrico. Dove è finito Salvatore, il pianista? Mi è scappato. Il pianista è scappato. È la titana. Ecco. Ciao Francesco. Allora, dai, mi sa che ci dona qualche parola anche stasera. Emanuele, sì, mi ha promesso che domani ci vediamo, giusto? Domani mattina? Sì, ok. Ok, intanto ecco, lo vedete da vicino, finalmente in primo Ciao. Piano. Ciao. Volevo ringraziarti. Ah, ok. Sì, sì, questa è una telecamera, siamo in diretta, ci sono ancora 24 persone, nonostante l'ora e il fatto che l'evento sia già finito, quindi... Bene, bene, sono contento. Quindi ci vediamo domani mattina, ma non so, hai già deciso a che ora potremo vederci e dove? Lo decidiamo assieme. Lo decidiamo assieme. Alle 11 del mattino. Alle 11 Facciamo per me va bene. Assieme. Perché no? Dove? Dove ci vediamo? In ci vediamo? Ci vediamo in Piazza del Popolo? Perfetto. A Vittoria? Perfetto. Alle 11? Okay. Perfetto, ci sarò. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie. Grazie mi confermi, tu hai 24 anni, vero? Ok, scusa, era una delle curiosità che avevano in chat. Grazie mille, buonanotte, grazie ancora anche a voi. Alle 11 in piazza. Perfetto. Ciao Francesco, grazie mille, ciao, ciao, ciao. Ok, ragazzi, avete assistito all'appuntamento alle 11, allora vado a comunicarlo anche a Emanuele. E poi se volete vi faccio ascoltare un po' dei Sites 46 Street Band. Allora, però vado subito da Emanuele se lo trovo. Dove è finito Emanuele? Lo dico alla figlia. Tu sei la figlia di Emanuele, vero? Sì. Puoi dire a tuo padre che ci vedremo alle 11 domani in Piazza del Popolo con Francesco? Perché doveva dirmelo lui, ma invece l'ho chiesto a Francesco, mi ha proposto alle 11 colazione in piazza. Glielo dici? Okay. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ok, allora, ciao. Ciao. Allora, andiamo a sentire un pochino di Sites 46 Street Band, se volete. Allora, fatemi sapere in chat che fa, volete ascoltare i Sites 46 Street Band? Permesso? Grazie. Allora. Permesso? Permesso? Grazie. Eccoli qua. Come? Da un settore all'altro. Sì. Loro amano la musica jazz, allora potremmo godere i loro tempi. Stasera sono solo. Fino a stamattina. Eccoli qua, i Sites 46 Street Band live. Thank you.
grandi Size 46 Street Band live la vittoria. E dove che vanno? Scappano. Ma li devo inseguire, ragazzi. Ma un nega venite. Li seguiamo per un po'. Questa distanza è molto più bello che da sotto il palco, dite la verità. Sembra di essere proprio in mezzo a loro. Ora cerco di precederli. Thank you.
Sides 46th Street Band. Ormai l'ho imparato a memoria. E vai! E come si fa a rinunciare a questo pezzo? Mi suggerisce il mio amico. Amici che vorrei salutare, spero non abbiate nulla in contrario. Bravi, Sides 46 Street Band. Ciao ragazzi, grazie. Ok, allora io adesso vi saluto, torno in piazza perché ho visto un sacco di amici da salutare e quindi chiudo la diretta. D'altronde abbiamo fatto 2 ore e 40, no? Credo che possiate essere contenti. Bene, questa è la musica in movimento da Vittoria, ragazzi. Vittoria in provincia di Ragusa. Abbiamo fatto anche un bel po' di strada oggi per riprendere un po' di note. Certo, bella la risposta, avete sentito quando Francesco ci ha raccontato l'aneddoto da cui è nato il titolo di quel pezzo, 20 cents per note. Qualcuno gli ha chiesto, ma tu quanto guadagni? E lui ha detto, 20 centesimi a nota. Voi pensate in un solo brano quante note ci sono, fatevi conti un po' quanti soldi possono essere. Risposta molto intelligente, ha dato un prezzo specifico. Bene, allora io adesso sto tornando indietro nella speranza di rincontrare quegli amici. Ciao, ciao. Oh, e qui cosa c'è? Guardate, sembra vera questa statua. Il marmo deve avere qualche marchingegno che ogni tanto gli fa muovere gli occhi. Sembra. Oh, ma si muove sto marmo, com'è?
Avete visto anche la statua semovente. Allora, quindi mi raccomando ragazzi, spargete il link, sappiate che domani alle 11 ci sarà appunto l'intervista in Piazza del Popolo, che non è la piazza dove c'è stato il concerto, è la piazza principale di Vittoria, la piazza, proprio la piazza del paese, e da lì ci faremo l'intervista con Francesco Cafiso, ok? Quindi mi raccomando, non mancate, vi aspetto e non fatemi fare figuracce, anzi spargete il link fin da ora per favore. Magari se qualcuno potesse creare anche un evento Facebook, mi piacerebbe che ci fosse, che foste in tanti, in modo tale che da ricevere tante domande in chat da rivolgere a Francesco. Come sempre io preferisco fare le interviste, le multi-interviste, non un solo intervistatore ma tanti. Io faccio da tramite e mi piacerebbe rivolgere a Francesco le vostre domande, oltre che le mie, ok? Quindi aiutatemi se potete, spargete il link in modo tale che domani alle 11 saremo veramente in tanti, d'accordo? Bene, io allora vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me per tutto questo tempo, sono stato veramente molto, molto contento di avere la vostra compagnia e di avervi offerto così qualcosa dalla mia città. Io qui sono nato e qui ho vissuto per 18 anni. Poi ho deciso di andare a studiare a Roma e non sono più tornato a vivere qui, ma in vacanza vengo tutti gli anni perché la mia famiglia di origine è ancora qui. Benissimo. Allora, ciao a tutti, grazie, buonanotte. Allora vi aspetto, mi raccomando, domani alle 11 su questo canale per l'intervista live con Francesco Cafiso. È tutto. Ciao ragazzi. A domani alle 11. Ciao, grazie.